Allora, Giorgio Mantuan per il Baladico, il giornale del Gandini e del Verri. Parliamo con Niki Vendola, di Sinistra Ecologia e Libertà. Poche domande. Prima di tutto, al turno di ballottaggio delle primarie del centro-sinistra, per quale motivo ha deciso di sostenere Bersani e non Renzi? Perché nella proposta politica di Renzi c'erano molti cedimenti culturali nei confronti dell'ideologia liberista. L'aver indicato nell'onorevole Ichino uno dei punti di riferimento della sua proposta di politica economica era per me una ragione sufficiente per non incoraggiare Matteo Renzi. Non è un caso che l'onorevole Ichino abbia abbandonato il Partito Democratico, per nostra fortuna e con nostra soddisfazione, e sia andato a rimpolpare le fila della destra di Mario Monti. Cioè, il punto, lo dico in una maniera, diciamo, non politicistica, il punto riguarda la precarizzazione del mercato del lavoro. Le norme che hanno precarizzato il mercato del lavoro sono sempre state fatte nel nome dei giovani. Dicevano che rendendo più flessibile il mercato del lavoro i giovani avrebbero guadagnato più facilmente l'ingresso nel mercato del lavoro. Alla fine di questa bella giostra di cose retoriche noi ci troviamo oggi di fronte a una realtà. La vostra generazione viene definita dai sociologi la generazione del lavoro mai. Siete una generazione compiutamente espulsa dall'idea di un futuro produttivo. Questo è l'effetto nefasto di quella precarietà che impoverisce il lavoro e lo rende merce povera. Il lavoro come diritto, il lavoro come corredo di diritti, il lavoro come racconto civile è per me ancora il cuore delle moderne democrazie. Per quello ho sostenuto Bersani. Cosa ponete al centro del vostro programma di governo e come lo realizzerete? È una domanda. Quanti giorni ho per rispondere? Quanti giorni mancano alle elezioni? Ma io penso che noi dobbiamo avere consapevolezza che siamo dentro non semplicemente una crisi finanziaria, ma dentro una crisi di modello di società. È un trentennio quello che è cominciato con Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti d'America, che si va chiudendo, ed è un trentennio che ha fatto male al pianeta, male all'umanità. Pensare di estrarre ricchezza sfruttando in maniera irresponsabile l'ambiente naturale, senza porsi problemi di tutela degli ecosistemi, cioè il modello che ha portato a quella macchia di petrolio nel Golfo del Messico, o il modello che può portare a reiterare le tragedie di Fukushima. È un modello che ha pensato di estrarre ricchezza dalla degradazione della dignità delle persone nel processo di lavoro. Ecco, al centro della nostra idea c'è un ripensamento radicale, che è quello per il quale oggi si può produrre ricchezza dando valore all'ambiente, dando valore alla persona umana. Green economy, apertura alla competenza e alla libertà delle donne nel mercato del lavoro e capacità di capire che si diventa più competitivi non praticando lo schiavismo ma investendo sull'innovazione. Più metteremo in campo prodotti carichi di contenuti di qualità e più avremo capacità di guadagnare quote di mercato. La parola d'ordine del mio governo in Puglia in questi 8 anni è stata innovazione, innovazione, innovazione. E Monti, che mi considera, che per ragioni polemiche mi considera un conservatore, quando deve trovare sperimentazioni d'avanguardia in qualunque campo dell'amministrazione, deve venire a sud e deve venire in Puglia. Sabato 19 gennaio abbiamo intervistato l'onorevole Maroni, che ha rilanciato la proposta di trattenere in ogni regione il 75% delle tasse versate dai cittadini. Come governatore di una regione del sud, ritiene che questo progetto sia realistico e sia utile per il paese? Me dice la canzone, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Cioè, di nuovo questo imbroglio, di nuovo questa truffa, di nuovo questa retorica.
la Lega perde il pelo ma non il vizio. Quello di lasciare intendere intanto di poter avere competenze in materia fiscale. Per cui, diciamo, lo slogan di Maroni è veramente una mega truffa in questa campagna elettorale. Ma è l'idea che ci si possa salvare per brandelli. La Lombardia ha bisogno della Puglia, esattamente come la Puglia ha bisogno della Lombardia. Il Nord ha bisogno del Sud, esattamente come il Sud ha bisogno del Nord. L'Europa ha bisogno dell'Italia meridionale e dell'Europa meridionale, perché siamo gli interlocutori naturali del Nord Africa, dei paesi in cui hanno fatto le primavere arabe, siamo gli interlocutori dei Balcani. Siamo in un mondo globalizzato, non ci si salva per piccole patrie, ci si salva viceversa lavorando di più e meglio per guadagnare gli Stati Uniti d'Europa e per fare dell'Europa non il continente delle politiche di austerity e non il continente dei barbari sognanti, perché loro fanno i barbari sognanti, a noi restano gli incubi di quello che hanno sognato. Va bene, se vuole lanciare un appello ai suoi elettori, ma anche ai nostri lettori, ai giovani. Ai miei elettori no. Agli elettori degli altri. E ai vostri lettori. Ma l'appello è l'appello. Una considerazione soltanto. Il leghismo è una malattia che ha fatto male al Nord, più di quanto abbia fatto male al Sud. Perché chi vive al Sud come me ha vissuto la pena di una propaganda maligna, ha sentito spesso in Parlamento, nei talk show, un repertorio di stupidaggini, di luoghi comuni, di banalità veramente impressionanti. No, io ricordo l'onorevole Borghezio che diceva: la nostra gente si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare, no? Ma questa idea che si lavori soltanto da una parte. Al paese mio normalmente si svegliano alle 3 del mattino per andare a vendere le braccia nella piazza del paese. Cioè, questa, diciamo, questo insinuare un pregiudizio così infondato e separare due parti dell'Italia. Io sono innamorato del Nord Italia. Se mi dovessero dire che mi devo privare delle pitture del Mantegna o dei tortelli di zucca, che mi devo privare del fascino di Bergamo Alta o del centro storico di Verona, mi sento morire, perché, come posso dire, la straordinaria bellezza di questo paese è nell'aver messo insieme tante differenze e nell'averle, diciamo, messe insieme dentro un progetto di solidarietà e di condivisione. Ma il leghismo è stata la copertura che ha consentito all'unico sud che era bene che non venisse al nord di mettere radici nel nord, che è l'unico sud che la Lega non ha disprezzato, l'Andrangheta. Ecco, io credo che veramente il leghismo è stata la più grave malattia di cui ha sofferto il nord. Spero che il nord sia guarito. Ringraziamo Michi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, questo era Il Pratico, il giornale del Gandini e del Verri.